voi a tutti, io sono The Huge e visto che oramai siamo alla fine di questo 2020, penso che a me, come a tutti voi, starà passando davanti tutto quest'anno di merda e penso che a nessuno piacciono i ricordi di quest'anno. Tuttavia, per sdrammatizzare, ho deciso di riepilogare in allegria questo anno con i miei meme. Perché nel caso non lo sapeste, io ho un profilo di meme tutto mio, chiamato Meme degli Huge, perché sono appunto i meme degli Huge. Certo, questi qui non sono i miei migliori meme, sono solo alcuni dei miei migliori meme. Sono anche inclusi i miei meme più likeati, per così dire, però li ho scelti appositamente per riassumere il mio di 2020. Detto ciò, direi di iniziare. Numero 10. Questa ha riscontrato un totale di 131 like e oltre a rappresentare la metà di Trump attraverso una fusione originale, rappresenta quel giorno dell'anno del 2020 in cui Trump fece bombardare l'aeroporto di Baghdad, uccidendo 8 persone, tra cui il generale Soleimani, il tutto per scatenare la terza guerra mondiale. L'unica gioia recente del 2020 è che non l'abbiano rieletto proprio. Numero 9. Questa ha avuto un totale invece di 160 like e indica quel periodo in cui l'Australia sembrava non spegnersi più. E non critico tanto i terrapiattisti per le loro teorie assurde, quali la terra piatta, l'effetto Pac-Man o i giganti, ma semplicemente perché hanno violato, abusato questa maschera. Io non l'ho abusata perché ho iniziato il mio canale, ma loro l'hanno proprio smerdata male. Il mio amore. Numero 8. Questa ha avuto un totale di 165 like. E visto che tutti erano in fissa per la frase di Matteo il Biondo, godo come un riccio, io ho approfittato per citare Sonic, perché in quel periodo hanno fatto anche il suo live action, che tra l'altro non mi è neanche dispiaciuto, vi dirò. Questa ha fatto 210 like ed è tratta dal film Così è la vita di Aldo, Giovanni e Giacomo. E indica quel periodo dell'anno, ossia verso febbraio, poco prima che venisse la quarantena stramaledetta, in cui io ho preso la patente. Numero 6. Questa ha fatto 238 like e indica l'uscita del film Birds of Prey, ma anche la ritrasmissione di film Joker. E inoltre ho approfittato per citare Morta, ossia Antonella Arpa, influencer, cosplayer, dea e sogno erotico di tutti noi nerd. Numero 5. Qui cito le video lezioni, usando questa vecchia immagine dei professori. Mi ha fatto ben 363 like. Tiriamo avanti, che manca poco. Numero 4. Questa fece ben 462 like e non indica tanto l'ansia durante la maturità, ma indica quella pre-maturità. Poi io non potevo neanche uscire perché ero in quarantena, quindi immaginate l'ansia. Numero 3. Questa si aggiudica ben 540 like, che indica la mania per Harry Potter che tornò e il peso che acquisemmo a stare fermi in quarantena. Succede a volte, succede. Questa ha fatto 1017 like, uno dei miei migliori meme di sempre. Rappresenta
L'antagonista di Yu-Gi-Oh!, cioè il rivale di Yugi, Kaiba, che bestemmia in video direzione, però il microfono era aperto. E numero 1. Volevate un asso, ma invece avrete uno. La tombola, cazzo. Questo ha fatto 1126 like. Questo è il meme tra tutti i miei meme. Non vi dico neanche cosa rappresenta perché non potete non saperlo. Questi meme rappresentavano il mio 2020. E detto questo, vi auguro buon Natale, felice anno nuovo, ma soprattutto buon arrivederci.